Il Cervara capolista solitario in maglia grigia batte 2-0 il Casa del Diavolo, un Casa del Diavolo che comunque ha fatto piuttosto bene. Lo vedremo dalle immagini. Dirige la gara il signor Berno di Foligno, Casa del Diavolo che complice anche gli altri risultati si trova solitaria in vetta alla classifica del girone A di prima categoria. Andiamo a vedere le immagini, belle immagini ovviamente di questa partita con i padroni di casa, di solito in maglia bianco-rossa, che sono costretti per dovere di ospitalità a cambiare le maglie. Subito in avvio, azione pericolosa da parte del Cervara con la palla che arriva in area di rigore. C'è un batti e ribatti, l'arbitro interviene e decreta il calcio di rigore, appunto per un intervento con le mani. Dall'incredulità un po' di tutti va sul dischetto Atif, ma la sua conclusione va a finire sul palo e così l'opportunità si perde. Ma la risposta del Casa del Diavolo è altrettanto interessante, il colpo di testa di Allegrucci termina fuori di non molto. Sull'altro fronte, ottima opportunità per Pasqualini, la palla che va a colpire la traversa. Ancora Bruschi per la squadra di casa, se ne va, poi lascia partire un sinistro, facile l'intervento a terra di Giglio. E arriva anche il secondo calcio di rigore per il Cervara, l'azione piuttosto prolungata, palla in mezzo e vedete l'intervento del numero 2 Renga, almeno così dice l'arbitro, da rigore ai danni di Bruschi. Sul dischetto si presenta ancora Tif e stavolta non sbaglia al 33esimo, porta in vantaggio il Cervara per l'1-0. Ma è un Casa del Diavolo che comunque imbottita da tanti giovani fa una buona, un'ottima gara e poi raccoglieremo anche il parere favorevole dei due allenatori negli spogliatoi. Opportunità per Pelliccia in area di rigore, a palla in mezzo, sta per intervenire Mulamba, in qualche modo si salva la difesa del Cervara. Tutto qui per quanto riguarda la prima frazione che vede i locali in vantaggio per 1-0. Nella ripresa Allegrucci, calcio di punizione. Mariucci osserva la traiettoria che però va a colpire la traversa e così si perde questa opportunità per gli ospiti allenati da Faloia. La squadra di Mister Borgo invece ci prova in avanti con la palla messa in mezzo, poi però c'è una serie di rimpalli che alla fine favoriscono per la conclusione il tiro che termina alto sopra alla traversa. Ma l'azione del 2-0 arriva ed è una bella giocata di Bruschi che si districa in mezzo a tre maglie avversarie. Poi di sinistro fa secco Giglio per il 2-0 al 26esimo, dunque quasi alla mezz'ora della ripresa. Di fatto chiude la pratica il Cervara, anche se il Casa del Diavolo è sempre molto pericoloso il tiro, stavolta poi la deviazione si ritrova tra le mani Mariucci il pallone. Proteste stavolta per gli ospiti per un presunto intervento da rigore ai danni di Pampanelli. L'arbitro Berno dice che si può continuare. L'ultima opportunità per il Casa del Diavolo è questa bella incursione di Mulamba, sulla cui conclusione si immola sia la difesa che il portiere. Finisce dunque 2-0 per il Cervara sul Casa del Diavolo. Allora, prima di tutto faccio complimenti al Casa del Diavolo perché sono venuti da noi, hanno giocato a pallone, è stata una bella partita e ripeto, vi faccio complimenti anche perché sono una squadra giovane. Dalla lista mi sembra che erano con 7 sotto quota. Ci hanno dato del filo da torcere, è vero, noi primo tempo abbiamo sbagliato un rigore, forse non gliene ha dato uno a loro alla fine, però io capisco anche la difficoltà dell'arbitro perché essendo da solo e quindi non avendo una terna, i guardialine, quindi può aver visto o non può aver visto, quindi dipende dalla posizione tutto. In più faccio i complimenti alla mia squadra perché oggi abbiamo sofferto e quindi penso che siamo sulla strada giusta anche per anche quando soffriamo di tenere concentrazione giusta e tutto. Abbiamo avuto degli infortuni in settimana, in campo un paio di infortuni, però ecco. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e di nuovo faccio i complimenti al Casa del Diavolo. Innanzitutto
una buona partita, diciamo, dal punto di vista tecnico fatto da entrambe le squadre, e questo è quello che mi fa più piacere per la mia squadra. Sicuramente un'ottima prestazione, e da questo bisogna ripartire. Diciamo che il risultato parla chiaro, però c'erano delle situazioni in cui, diciamo, il dirigente di gara poteva sicuramente fare meglio, però accettiamo questo risultato e partiamo dalla nostra prestazione, che sicuramente è stata positiva. Quindi faccio i complimenti al Cerbara, che è sicuramente una squadra che merita di stare nella posizione di classifica che occupa, però, diciamo, noi li abbiamo messi in difficoltà, e quindi possiamo sicuramente ritenerci soddisfatti. Ripeto, non è una giustificazione, però sicuramente ci sono alcune situazioni della partita che devono essere viste sicuramente un pochettino meglio, però rimane sicuramente la prestazione, e quindi, ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi e faccio i complimenti anche a Cerbara.